Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi avremo l'ottavo episodio della carriera con il Trapani su FIFA 20. Inizio il video proprio facendovi vedere questa schermata, ovvero la nomination del miglior giocatore del mese di febbraio. E se ci fate caso ci sono tutti i giocatori nominati, sono tutti della nostra squadra, perché c'è Odiger, Biabiani, Del Prete e Pettinari. Chissà chi lo vincerà, noi saremo molto aggiornati su questo. E tra l'altro nella squadra della settimana c'è anche qualche giocatore della nostra squadra, che sono 5 della nostra squadra, quindi metà più o meno. E vabbè, noi quindi resteremo aggiornati su questo miglior giocatore del mese. Se devo fare un pronostico, secondo me lo vince Pettinari, perché vabbè, Del Prete e Odiger li vedo impossibili, perché spesso li vincono sempre gli attaccanti. E poi Biabiani o Pettinari sono indecisi, che hanno fatto davvero il devasto tutti e due. Andiamo a vedere infatti la classifica marcatori. Vede Pettinari a 23, Biabiani a 22. Però Biabiani che ha segnato più gol rispetto a Pettinari nelle ultime partite. Comunque noi avanziamo alla prossima partita, perché ci vede contro il Virtus Entella. E comunque vi dico che mancano 9 partite alla fine del campionato, e che probabilmente, o non questo, ma il prossimo, sarà l'ultimo episodio di questa stagione. Quindi andiamo un po' a vedere comunque come sarà il penultimo, perché comunque non dobbiamo giocare sul campionato, perché se arriveremo da terzi e ottavi dobbiamo giocare anche i playoff, e diventa un po' più lunga la situazione, dai. Quindi andiamo a giocare la 30ª partita di campionato, quella contro il Virtus Entella in trasferta. Queste qui sono le magliette, attiviamo le notizie goal. A noi ci interessa solo la Spezia, perché è l'unica squadra che ci sta battendo e vede contro il Benevento, e quindi abbiamo qualche chance. Io gioco a leggenda come tutte le partite, vado appunto a giocare così e noi ci vediamo alla fine. Ok ragazzi, è finita la prima partita di questo video, andiamo a vedere un po' le azioni, e devo dire che è stata una partita molto complicata. Allora, 14° minuto, gol di Giuseppe De Luca. Se non mi sbaglio è una bella botta, è imparabile, davvero fortissimo questo tiro. Poi 4 minuti dopo l'ha parata Marco Carnesecchi, nostro portiere. Se non mi sbaglio è bellissima parata. Era una bellissima parata questa, una delle migliori che ha fatto il nostro portiere quest'anno. 30esimo, doppietta di De Luca. Devo dire che è stato fortissimo questo giocatore. Beh, qui papera di Carnesecchi, che subisce gol sul primo palo. Neanche portiere di Serie D subisce un gol sul primo palo. 37esimo, tiro fuori di Andrea Schenetti. Andiamo a vederlo. Un tiro al volo, vabbè, poteva essere un buon tiro. Poi ragazzi, allora, mentre guardate questo gol, io tengo in mano un altro telefono per fare il video a questo gol, e che poi pubblicherò questa sera, oppure magari anche poco dopo questo video qua della carriera. Ma ragazzi, aspetta, attivo un attimo la fotocamera dell'altro telefono. Nel frattempo sto registrando anche l'altro. Ragazzi, ecco qua. Allora, io attivo, guardate qui. Qui forse non si vede, ma ragazzi sì, ho segnato un altro gol sul calcio d'angolo, è tutto vero, è davvero tutto vero. Io metto indietro perché non mi ha registrato il telefono, ma guardate, c'è questo gol. Nel frattempo sto registrando la carriera, perché sto parlando anche nell'altro video. Guardate un attimo, sul calcio d'angolo, è vero che comunque il portiere qui ha fatto proprio schifo, con la S grande proprio, ma guardate un attimo, cross di Scaglia, uno dei giocatori più sottovalutati. È vero che qui il portiere comunque è vero, sì, mamma mia che brutta presa quel portiere, ma comunque gol di Scaglia. Allora, per chi non lo sapesse, nell'altro video sto registrando anche la carriera, e ragazzi, non perdetevi questa carriera perché è stupenda davvero. Stiamo quasi finendo la prima stagione, non perdetevela. Ok, io ho finito di registrare sull'altro telefono, adesso continuiamo con le nostre azioni da gol.
53esimo minuto, parata di Andrea Zaccagno, il loro portiere. Qui tiro di Biaviani, vabbè, poteva fare meglio, non è uno dei suoi soliti tiri a giro, è un po' diverso. E comunque poco dopo la pareggiamo col gol di Stefano Pettinari. Davvero fortissimo questo attaccante, ragazzi, compratelo, è davvero fortissimo. Poi 5 minuti dopo, tripletta di Giuseppe De Luca. Mi è un mostro questo Giuseppe De Luca. Vabbè, certo qui non l'ha marcato nessuno e dopo due gol credo che la difesa lo doveva marcare, però quanto è forte questo Giuseppe De Luca. Poi non guardate il minuto, altrimenti proprio non so cosa devo dire, perché abbiamo segnato al 93esimo gol di Zoujak. Questo giocatore vero sì, non è che segna in ogni partita, anche essendo un centrocampista, questo è vero, devo ammettere, ma quando serve è utile, è utile. Comunque l'Empoli vince 4-0, quindi ci scavalca in classifica, e questa non è una bella cosa, ma una bella cosa è che la Spezia ha perso, eh. Vabbè, noi siamo diventati quarti nel frattempo, e non è una bella cosa, come vi ho detto. Però vabbè, il Chievo non credo ci possa recuperare. Però cioè, ragazzi, se ci fate caso, stanno 4 squadre nel giro di 2 punti, eh. Classifica molto incerta. Comunque credo che la nomination del miglior giocatore, ormai siamo in metà marzo, credo che l'abbiano fatta. Però purtroppo questa conferenza stampa non ci permette di far vedere chi le notizie, perché non credo si vedono anche a qualche altra parte, se non mi sbaglio. No, purtroppo no, e quindi fa niente, vediamo dopo. Partita contro Cremonese. Vediamo un po', le magliette sono queste, le notizie gol le attiviamo tutte. Adesso ci interessano un po' più di squadre, ci interessa il Benevento, la Spezia, Empoli, che però non gioca all'Empoli, Pordenone, la Spezia, Benevento, Venezia, Trapani, Cremonese. Io vado a giocare questa partita e noi ci vediamo dopo.